Buonasera ragazzi, buon pomeriggio, meglio. Allora ragazzi, un pareggio direi all'ultimo sofferto perché appunto è arrivato nei minuti di recupero, per come si era messo a sto punto un punto direi guadagnato, perché comunque il Chievo quest'anno veramente, a parte che ha fatto praticamente nel primo tempo ha giocato molto 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 meglio il Chievo ragazzi, aveva proprio il pallino del gioco in mano il Chievo. Nel secondo tempo, alla fine del primo tempo e gli ultimi minuti del primo tempo e gran parte del secondo, diciamo, invece è stato il Pordenone ad avere qualche chance, ma comunque anche il Chievo non era sparito, giocava, però magari più Pordenone che Chievo nel secondo tempo. Poi invece hanno trovato dal gol in poi, ragazzi, il Pordenone è sparito. Provava a fare qualcosa, ma molto in maniera casuale, non è che mi sia piaciuto tantissimo. Poi per fortuna c'è stato un grande inserimento di Musiolik, col passaggio, ragazzi, un grande passaggio di Ciurria, bellissimo il passaggio di Ciurria, bello l'inserimento di Musiolik che con stile calcetto, con la puntazza per prendere in controtempo il portiere, che di solito, magari di solito un portiere non si aspetta che un attaccante tiri di punta così. Allora, quando si va a tirare di punta è per velocizzare la finalizzazione, magari anche cercare di prendere in controtempo il portiere, che tra l'altro prende gol sul proprio palo. Ecco, fossi stato io mi sarei incavolato a bestia, perché non mi piace quando i portieri prendono gol come questo sul proprio palo, visto che è un tiro rasoterra, non fortissimo. Tu sei già posizionato pure bene, non mi va, non mi piace quando prendono questi gol. Però per nostra fortuna hanno preso gol, al 92esimo l'abbiamo pareggiata. Il Chievo ha fatto un gol, un bel gol, perché è stato un gol diciamo di pallonetto di Fabbro, che però secondo me non lo so se era voluto o non voluto, perché comunque c'è stato un cross con un po' due tre rimpalli, poi è arrivato di corsa Fabbro, penso tra virgolette alla disperata, nel senso non era lì pronto per colpirla, ma è arrivato come un treno dentro l'area di rigore, è arrivato, ha provato a colpirla come gli veniva per tirarla in porta e gli è venuto fuori questo pallonetto. Bel gol perché ha spiazzato completamente il portiere. Ragazzi, che dire? Un altro pareggio. Fino a oggi perché praticamente abbiamo fatto una vittoria, una sconfitta e 5 pareggi. Cioè, siamo affetti da quella che si dice parigite. Cioè, oddio, meglio pareggiare che perdere, sicuro. Però dipende anche dalle partite. Per esempio, il Chievo, ripeto, sta facendo un grande campionato. Momentaneamente, se non sbaglio, è primo a 14 punti in attesa dell'Empoli. Ma comunque, anche se l'Empoli dovesse superarlo, o resterà primo o sarà secondo. L'Empoli gioca praticamente adesso alle 4. Quindi comunque sia, sta facendo un grande campionato, gioca bene, si difende anche molto bene, devo dire. Quindi non era una partita semplice, anche se eravamo in casa, come sempre, in casa, perché giochiamo a Lignano, ragazzi, con una bella acqua splash, i seggiolini tutti belli colorati, l'acqua splash che si vede, proprio sì, aria di mare, peccato che siamo praticamente autunno barra inverno, quindi ragazzi, non però vabbè, a parte questo, un punto per come si era messa, un punto d'oro, un punto che mi tengo stretto. Però spero che oggi non mi è piaciuto particolarmente il Pordenone, perché nel primo tempo siamo stati sempre sotto, il Chievo aveva il pallino del gioco, nel secondo tempo qualcosa meglio, poi dal gol in poi siamo spariti. Non abbiamo avuto quella reazione che mi aspettavo, i giocatori magari alcuni che sono entrati in campo svogliati, che perdevano palloni facili, oppure cercavano lanci a cavolo in avanti alla ricerca di chissà cosa. E non mi è piaciuta particolarmente. Ho visto un Pordenone molto meglio in altre partite. Ecco, in altre partite dove magari lì meritavamo la vittoria, invece è uscito fuori un pareggio. Ecco, lì quelle sono le partite dove c'è più rammarico. Quella di oggi, essendo che comunque il Chievo ha fatto la sua partita, ha fatto una grande partita, e forse meritava anche quel qualcosina di più il Chievo,
Invece siamo riusciti a strappare un pareggio all'ultimo, quindi questa giornata, in questa partita, il pareggio me lo tengo bello stretto. Fatto sta che siamo praticamente a metà classifica a 8 punti. Bisascoli è stata rinviata perché l'Ascoli ha usato il jolly, avendo, se non sbaglio, 12 o 13 positività, di cui l'allenatore, 9 giocatori e 2-3 dello staff, se non mi ricordo esattamente. Il Cosenza, se non sbaglio, ha perso, non ho visto il finale, si è perso 2-1 contro il Brescia, il Monza che ha vinto 2-0 contro il Frosinone, un Frosinone che comunque stava andando spedito a 13 punti, e un Monza che ritorna a vincere a 9 punti, e vediamo questo Monza che ancora non ho capito bene come l'andazzo. E vabbè ragazzi, noi adesso la prossima siamo, mi pare, è proprio contro il Monza, sì, siamo contro il Monza sabato 21. Non so a che ora perché non lo dice ancora qui l'orario, però siamo ancora in casa contro il Monza. Ecco, questa è un'altra partita difficile. Ragazzi, stiamo trovando tutte avversarie tra Lecce, Spal, che sono ovviamente per la promozione, Spal e Lecce, questo lo sapevamo, il Monza che con tutto quello che si è parlato è ovviamente punta alla promozione, il Chievo che comunque sta facendo un grande campionato. Ecco, tutte le squadre le stiamo incontrando subito all'inizio. Ci sta. Speriamo di fare una bella partita. Ecco, io mi aspetto di fare una bella partita, combattuta, non rinunciataria, non svogliata, come ho visto magari oggi che non abbiamo giocato bene. Quindi io spero che adesso ci sarà un po' di riposo, ci saranno delle 2 settimane di riposo. Quindi vediamo se i giocatori magari recuperano un po' di fiato o più che altro recuperano un po' di forma perché non li vedo proprio in formissima. Quindi ragazzi, speriamo che contro il Monza in casa questa volta riusciamo a strappare 3 punti, ma sappiamo anche che non sarà proprio facile. Io con questo vi saluto, ci sentiamo per chi vuole tra poco su Twitch. Mi chiamo DocFra90, ma dovrebbe esserci il link in descrizione che ci facciamo 10 partite di Weekend League e domani alle 3 con la partita Atalanta-Inter. Anche quella sarà una smadonna continua. Speriamo bene almeno lì di vincere. Quindi io vi saluto, buona giornata e ciao a tutti ragazzi.